Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Oggi nessun video che analizza uno strumento finanziario, un ETF, un certificate oppure un'azione, ma un video di quelli che io potrei chiamare motivazionali oppure che riguardano la sfera della finanza comportamentale, sfera che a me interessa veramente tantissimo perché vi ricordo che nel mondo degli investimenti quello che conta realmente è il comportamento che noi adottiamo, non la scelta degli strumenti, non saper fare dei backtest, quelli lì sono semplici, basta guardare come è andato in passato uno strumento, ma non possiamo prevedere quale sarà il futuro. Se ad esempio in passato l'S&P 500 ha reso mediamente il 9%, il 10%, questo non significa assolutamente che accadrà anche nei prossimi 5 anni, che accadrà anche nei prossimi 10 o 20 anni. Le cose potrebbero cambiare e questo tema verrà trattato anche all'interno di questo video. Spero che questi video vi piacciano. In particolar modo, quello che andremo a vedere insieme è un articolo che ho diviso con i miei iscritti alla newsletter di Gumroad, si chiama Gumroad, si scrive. Trovate ovviamente il link in descrizione, è una newsletter assolutamente gratuita, ci si può iscrivere e si riceve una mail ogni tanto con delle analisi, delle novità dal mondo dei dividendi, eccetera, eccetera. Ho trovato questo articolo online, l'ho tradotto e ho deciso di condividerlo con voi perché secondo me è interessante. E cosa si dice? Si parla della verità dei dividendi, la verità sui dividendi. Esistono due tipi di verità, la verità politica e la verità tecnica. Le verità politiche sono vere perché molte altre persone pensano che lo siano. Le verità tecniche sono vere per ragioni fisiche o tecniche. Ad esempio, se voi mi chiedete quanto pesa un determinato oggetto, è lì, è una verità tecnica, perché è un numero. Se invece mi chiedete quello che è una opinione, è lì si entra nella verità politica. Ma in realtà anche altre cose potrebbero essere verità politiche. Cose che sembrano tecniche, ma in realtà non lo sono. Mi raccomando, se questo tipo di video vi piace, fatemelo sapere con un like e ditemi la vostra di questo particolare punto di vista. I prezzi e le valutazioni del mercato azionario, ad esempio, sono verità politiche. Lo dimostra anche il fatto che ogni giorno il prezzo di un'azione cambia. E non è che tutti i giorni succede qualcosa all'interno di queste migliaia di società quotate sulla borsa. Facciamo un esempio. Alcune azioni a volte possono essere scambiate a multipli stravaganti. Ad esempio Zoom Video. Penso che molti di voi la conoscono. Penso che pochissimi di voi ce l'abbiano in portafoglio. Innanzitutto perché non è un'azienda che distribuisce dividendi e poi insomma era un po' una di quelle, non chiamiamola meme stocks per carità, però una di quelle azioni che andavano molto di moda in periodo Covid e poi è passata di moda. Sopravvalutata nel 2020, sottovalutata forse adesso, non lo so, comunque è un'azione che non mi interessa. Ottobre 2020 aveva una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari, a rapporto prezzo-vendita di 120. Nel giugno di quest'anno una capitalizzazione di neanche 20 miliardi di dollari, quindi da 150 a 20, 8 volte di meno. Rapporto prezzo-vendite di 4, da 120 a 4. E questa è una verità politica. Perché la stessa azienda, è, tra l'altro con vendite forse anche maggiori, capitalizza meno, il suo prezzo è sceso.
I dividendi, d'altro canto, sono in gran parte verità tecniche. I dividendi vengono pagati o non pagati, non c'è ambiguità. Il prezzo di un'azione invece dipende dalle prospettive future e a volte gli umori degli investitori sono positivi, a volte sono negativi. Dicevamo dei dividendi. Una società il dividendo quindi o lo paga o non lo paga, non è che ci si possa girare tanto intorno. Ciò che gli altri, ovvero coloro che sono al di fuori dei responsabili della definizione della politica di dividendi all'interno dell'azienda, pensano che il dividendo non ha importanza. Ciò che gli altri investitori pensano riguardo al dividendo non determina se verrà pagato. E ciò che il mercato azionario pensa del prezzo delle azioni della società non ha, o meglio, non dovrebbe incidere nemmeno sul pagamento del dividendo. I pagamenti dei dividendi provengono dai flussi di cassa generati da un'azienda, non dal prezzo dell'azione. Vengono pagati direttamente a noi azionisti. I dividendi rientrano quindi in gran parte nella cerchia delle verità tecniche, perché sono pagamenti in contanti effettivi provenienti dai profitti aziendali. Diciamo in gran parte perché talvolta c'è una gestione poco sana e le aziende, pur di pagare i dividendi anche in assenza o quasi di profitti o di flusso di cassa, si indebitano e questo non va bene, ma di questo ne parleremo proprio alla fine. Ciò è in diretto contrasto con i prezzi del mercato, che invece derivano dalla percezione delle prospettive future di un'azienda. Ad esempio, in periodo Covid, la percezione era che aziende come Zoom sarebbero cresciute all'infinito, quindi il prezzo era salito tantissimo. Rientrata l'emergenza, il prezzo è sceso decisamente. Queste cose sono molto diverse, quindi, dividendi e prezzi dell'azione. La domanda è: tu preferiresti che la tua libertà finanziaria e il tuo portafoglio pensionistico si basassero in gran parte sulla percezione degli altri, ovvero sulla volatilità dei prezzi, che dipende dalle emozioni, dagli umori, del mercato? Oppure preferiresti che il tuo portafoglio e la tua libertà finanziaria dipendesse dalla verità tecnica dei dividendi pagati da un'azienda? A voi la risposta. Se volete, vi dico la mia, ma penso che sia abbastanza facile capire quale è la mia preferenza. Per coloro che investono a scopo di reddito, ovviamente la risposta è fidarsi dei dividendi piuttosto che della massa. Non è entusiasmante, sicuramente, ma c'è un livello di preoccupazione molto più bassa quando basi i tuoi investimenti più sulla verità tecnica rispetto alla verità politica. In America si dice che investire in dividendi è emozionante come guardare la vernice che si asciuga. Potrebbe anche essere, ma non penso che bisogna vivere di emozioni nel mondo degli investimenti. Anzi, il mio obiettivo è proprio guardare il meno possibile il portafoglio. Una volta al mese mi calcolo i dividendi che sono arrivati. Sarebbe un po' come dire: io lavoro tutto il mese, cosa faccio? Aspetto lo stipendio il 10 di ogni mese? Oppure mi calcolo tutti i giorni quanto effettivamente sto guadagnando anche se non l'ho realmente incassato? Una volta riposta la fiducia nei dividendi, piuttosto che nelle verità politiche, la domanda successiva diventa: quali azioni con dividendi dovrei scegliere per costruire il mio portafoglio con crescita dei dividendi? Questa è la domanda fondamentale. Poi possono essere azioni, possono essere ETF. Però quando si parla di azioni, di mondo azionario, è importante avere un portafoglio non tanto ad altissimo dividendo, quanto a dividendi sostenibili nel corso degli anni, perché magari potrei avere un portafoglio che quest'anno mi rende anche l'8%, ma se i dividendi sono talmente alti che risultano non sostenibili per gli anni a venire,
E allora, insomma, il mio progetto potrebbe non arrivare a buon fine, potrebbe non essere sostenibile nel corso del tempo, perché magari quest'anno incasso, ipotesi, 500 euro al mese di dividendi, se fra 3-4 anni ne incasso 300, allora non va bene, il mio stipendio sta diminuendo. Questa è la mia opinione, questa la mia strategia, avere dividendi che gradatamente crescono nel tempo. E vedrete che se i dividendi crescono nel tempo, anche il prezzo delle azioni nel corso degli anni si adatterà a questa gestione sana da parte del management aziendale. Questo è quello che ci insegna la storia, ma è anche una questione di buon senso. Voi pensate a un'azienda che riesce a aumentare i dividendi perché riesce ad aumentare gli utili, chiaramente il prezzo delle loro azioni dovrà nel lungo periodo rivalutarsi per forza di cose. Direi che con il video odierno siamo arrivati alla fine. Spero che sia stato uno spunto di riflessione interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, probabilmente qualcuno di voi non sarà d'accordo con quello che è stato detto, non sarà d'accordo con l'autore di questo articolo che ho deciso di condividere. Se però non volete perdervi articoli di questo tipo, vi potete iscrivere alla newsletter gratuita e direi che per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!